Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo. Finalmente siamo alle porte del weekend, scopriremo insieme il tempo meteorologico per sabato, domenica, ma anche per la prossima settimana. Uno sguardo anche in Europa per chi magari passerà il weekend non solo fuori porta ma all'estero. Moltissime sono le notizie di oggi, dunque iniziamo dal sommario. Confermato il fine settimana a due facce sull'Italia. Sabato freddo ma con il sole quasi ovunque, mentre domenica tornerà la neve al nord-ovest e la pioggia su molte regioni. La prossima settimana inizierà l'insegna del maltempo quasi ovunque, forti piogge al nord e copiose nevicate sulle Alpi. Instabile anche al sud, dove le temperature saranno in forte aumento. È caduta l'ultima pietra del palazzo Tappo sul torrente genovese Chiaravagno, simbolo dell'inondazione a Sestri Ponente nel 2011. Dopo anni di ritardi, lo scorso gennaio è cominciata la demolizione. Geotermia, fonte rinnovabile e alternativa che, sfruttando il calore rilasciato dalla terra, produce energia. Ma qual è l'impatto ambientale? Centrali geotermiche buone o cattive? Tutti curiosi di sapere che tempo ci sarà nel weekend, insomma il sommario già ci ha anticipato qualcosa, neve addirittura che tornerà al nord, anche a bassa quota. Colleghiamoci subito con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera. Buonasera Davide, a te. Buonasera a te Serena, buonasera a tutti. Ebbene sì, tornerà la neve a ricoprire gran parte delle pianure del nord-ovest, specialmente in Piemonte, nella giornata di domenica. Questo perché è affluita, ormai ha valicato le Alpi già a partire dalla giornata di ieri, l'aria artica annunciata da diversi giorni sulla nostra penisola, che sta ancora producendo dei rovesci, dei temporali e delle nevicate fino a quote collinari sulle regioni meridionali. Domani però il tempo migliorerà. Al sud i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, al centro-nord con temperature però in ulteriore calo. Domani mattina ci risveglieremo con temperature al di sotto dello zero su gran parte della pianura padana. Queste difatti sono le previsioni per la giornata di domani. Vedete tanto sole al centro-nord, ultime incertezze lungo il versante adriatico al primo mattino con qualche goccia di pioggia lungo le coste e ancora qualche fiocco di neve fino a quote collinari. Così come sulla Sicilia e sulla Calabria, ma poi tende a migliorare il tempo qui nel pomeriggio. Nel pomeriggio però tuttavia arriveranno delle nuvole al nord-ovest, sulla Liguria, sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta, ed è il preludio al peggioramento, che eccolo qua, lo vediamo. Domenica interesserà tutte le regioni settentrionali, in parte anche quelle centrali. Difatti entro sera pioverà sia sulla Sardegna, sia sulla Toscana e in parte anche sul Lazio. Inizierà invece a nevicare fino a quote bassissime su gran parte del Piemonte e qualche fiocco non escluso anche sull'ovest della Lombardia. Poi tra il pomeriggio e la sera le nevicate interesseranno gran parte dell'arco alpino orientale. Va meglio invece al sud, dove non pioverà però aumenteranno le nuvole, ma aumenteranno anche le temperature. Guardate, raggiungeremo addirittura i 15-18 gradi tra la Sicilia e la Sardegna. Davide, facciamo un focus su coloro che vedranno proprio la neve a partire da domenica, nonostante siamo ormai a metà marzo. Eh sì, saranno diverse le aree anche di pianura che vedranno la neve nella giornata di domenica. Lo vediamo anche con l'aiuto del nostro modello. Nevicherà al mattino, ma probabilmente anche fino a sera su gran parte delle pianure del Piemonte. Nevicherà in modo abbondante tra il pomeriggio e la sera su tutte le Alpi centro-occidentali. E poi in serata la neve interesserà anche tutte le Dolomiti fino a Fondovalle. Nevicate anche sull'entroterra ligure fino a quote bassissime al mattino e fino al primo pomeriggio. Poi nevicate anche sull'Appennino. Nevicate che in queste ore però stanno interessando anche l'Appennino centrale, specialmente sul versante adriatico. Andiamo a vedere anche la quota, il resoconto appunto delle quota neve prevista per la giornata di domenica, che come detto sarà quote di pianura sul Piemonte, a quote comprese tra i 200 e i 500 metri sull'Alto Piemonte e sull'Alta Lombardia. Nevicherà fino a Fondovalle inizialmente sul Trentino Alto Adige e sul Veneto, poi qui la quota neve sarà in aumento nella giornata di lunedì. Questo
queste foto riguardavano una moria di pesci, esattamente 65 tonnellate di pesce che è venuto a galla nelle acque contaminate di Rio de Janeiro. Sul nostro sito internet trovate tutti gli approfondimenti. Adesso continuiamo invece con le notizie. Parliamo di strategia energetica nazionale, perché è stata firmata, ormai è diventata legge, un decreto grazie al ministro dell'Ambiente Corrado Clini e al ministro per lo sviluppo economico Passera. Un'Italia meno dipendente dall'estero, più certa delle proprie fonti di approvvigionamento, più verde, in cui gli investimenti si rimettano in moto, ma soprattutto dove i prezzi dell'energia siano finalmente in linea con quelli europei e dove quindi si comincia a tagliare anche sulla bolletta dei consumatori. Questo è il paese disegnato dalla strategia energetica nazionale, il documento programmatico che mancava, pensate, dal 1987 e finalmente è stato messo a punto dopo un'ampia e lunga consultazione che tra l'altro qui a Perometo abbiamo anche seguito, iniziata lo scorso autunno. Adesso abbiamo questa strategia che durerà fino al 2020. Allora insieme guardiamo nel dettaglio quali sono gli obiettivi con l'aiuto della grafica. Esattamente i principali sono 7, quindi leggiamoli insieme. Allora, promozione dell'efficienza energetica, questo è il primo punto. Sviluppo di un mercato del gas competitivo con prezzi allineati alla media del vecchio continente e con l'opportunità di diventare il principale hub europeo. Questo significa che diventeremo un polo importante proprio per la distribuzione del gas nel nostro continente. Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili con l'obiettivo di superare il target europei del 20-20-20 che conosciamo bene, il pacchetto clima energia fino al 2020. Determinazione di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo, che sia efficiente e con la graduale integrazione della produzione rinnovabile. Ristrutturazione del settore della raffinazione della rete di carburanti. Stimolo alla produzione nazionale di idrocarburi con importanti benefici economici e di occupazione. Infine, modernizzazione del sistema di governance del settore. Ecco, le previsioni parlano di possibili investimenti pari a 180 miliardi di euro e di benefici della bolletta nazionale di elettricità e gas pari a 9 miliardi di euro l'anno. Ecco, diciamo che questi sicuramente sono obiettivi ambiziosi e anche virtuosi, però è scattata subito la protesta da parte degli ambientalisti, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi nel nostro territorio nazionale. Molti sono i dubbi, molte sono le domande. Io vi invito a seguire la puntata di lunedì prossimo, perché ne parleremo con gli esperti e cercheremo, ecco, un punto di vista piuttosto oggettivo. Ecco, continuiamo a parlare invece di energia, perché c'è davvero una buona notizia, vale la pena darla, perché dovrebbe diminuire da qui fino alla fine dell'anno circa di 6-7% la bolletta del gas. Quindi queste sono ottime notizie, tra l'altro a brevissimo termine. Le bollette del gas cominceranno a scendere dal prossimo aggiornamento delle tariffe, che scatterà per l'appunto il 1 aprile, e lo ha confermato il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera nel corso della presentazione della strategia energetica nazionale. Grazie ad un nuovo metodo di calcolo adottato dall'autorità dell'energia elettrica e del gas, le tariffe quindi dovrebbero diminuire da qui fino alla fine dell'anno fino a un 7%. Ecco, quindi buonissima notizia. Continuiamo con le notizie sempre riguardanti l'energia, in particolare la mobilità sostenibile. Parliamo di ecoveicoli, perché proprio da oggi sono scattate le immatricolazioni e quindi gli ecoincentivi previsti per le vetture verdi. Si tratta di 120 miliardi di euro per il triennio 2013-2015 previsti nella legge sviluppo dello scorso anno per promuovere proprio la mobilità sostenibile, favorendo l'acquisto di veicoli, prevalentemente si tratta di veicoli aziendali oppure ad uso pubblico, che siano elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili o a idrogeno. Ecco qua riassunte nel cartello tutte le varie caratteristiche. Insomma, tutti quelli che rispettano un tetto massimo di emissione di 120 grammi per chilometro di emissioni di anidride carbonica, intendo. Per ogni singolo ecoveicolo il contributo previsto sarà pari al 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro per quelli con emissioni di anidride carbonica inferiore addirittura a 50 grammi per chilometro. I concessionari, questo è importante, potranno quindi prenotare i contributi attraverso la piattaforma dedicata sul sito www.bec.mise.gov.it. In ogni caso, ecco, tutte queste informazioni le trovate anche sul nostro sito internet classmeteo.com, oppure scriveteci una mail al solito indirizzo meteo@class.it. Ecco, adesso continuiamo invece con gli approfondimenti, però cambiamo totalmente argomento, perché ci trasferiamo a Genova con l'attenzione. Ecco, proprio un paio di giorni fa è venuto l'abbattimento di uno stabile in via Giotto, ne abbiamo parlato tanto, che viene proprio definito lo stabile
instabile tappo, la causa anche dell'alluvione che ha colpito la città nello scorso novembre 2011. Guardiamo il servizio. Il civico 15 di via Giotto non esiste più. È caduta l'ultima pietra del palazzo Tappo sul torrente Chiaravagna, diventato suo malgrado simbolo dell'inondazione a Sestri Ponente nel novembre 2011. Lo stabile era stato costruito a cavallo dell'alveo, perennemente con i piedi a bagno. Quando le acque si ingrossavano, il palazzo faceva da tappo, i tronchi degli alberi e gli altri detriti si ammassavano, il Chiaravagna tracimava. Ci sono voluti 20 anni per capire di chi fosse, chi in caso di demolizione avrebbe avuto diritto all'indennizzo, il demanio o le 28 famiglie che vivevano negli appartamenti. Un fascicolo chiuso in tempo per aprire quello dello sgombero. Altri 2 anni di braccio di ferro, ritardi, varianti e ancora ritardi. Alla fine tutti ricollocati, incluse le attività commerciali con l'applicazione, oltre all'indennizzo per l'esproprio della legge regionale che ha garantito un ulteriore rimborso di 42.000 euro per singola unità immobiliare. Lo scorso 15 gennaio è cominciata la demolizione. Mattone dopo mattone, via Giotto 15 si è trasformato prima in polvere, poi in ricordo. Due mesi scanditi dai colpi della Benna, che piano dopo piano hanno cancellato la palafitta di cemento sul Chiaravagna. Mettiamoci in collegamento telefonico con Roberto Sculli, del Secolo, giornalista del Secolo XIX. Buonasera, grazie per essere con noi, Roberto. Sì, buongiorno. Ecco, con il tuo aiuto volevamo cercare di capire, insomma, qualche dettaglio in più riguardo a questa storia. Innanzitutto, il problema di questo palazzo in via Giotto, ecco, un palazzo che è stato denominato Tappo perché, insomma, è stata anche una delle cause che hanno appunto determinato la tragicità dell'alluvione del novembre 2011. Il problema di questo palazzo è stato scoperto solo al momento dell'alluvione? Il palazzo è stato costruito nel 1953, quindi molto tempo prima dell'alluvione che è avvenuta il 4 novembre del 2011. Il problema è che in quel giorno l'intensità delle precipitazioni ha fatto sì che proprio quel palazzo che sta al termine del tratto scoperto del torrente Chiaravagna ha creato un effetto di contenimento delle acque, cioè ha impedito il regolare deflusso e quindi ha provocato, assieme ad altri edifici sempre a Sestri Ponente che insistono su altri torrenti più piccoli, ha riversato un mare di fango su tutto il quartiere perché l'acqua non riusciva ad andare verso il mare fondamentalmente. Ecco, ma quindi l'evidenza di questo problema, cioè, c'era già prima oppure, insomma, si sono accorti che il problema esisteva solo in quel determinato momento? Perché, insomma, noi abbiamo seguito un po' le pratiche, abbiamo visto che sono iniziate nel momento dell'alluvione, ma prima lo sapevano che questo palazzo avrebbe potuto creare un problema di questo genere e facevano finta di niente oppure nessuno si era accorto di nulla? Il problema è che i dati tecnici dicevano che con una precipitazione di una certa intensità quel palazzo, come tanti altri in città, perché quella non è l'unica situazione a rischio, avrebbe provocato gravi problemi. Chiaramente, come a volte, anzi spesso succede in Italia, si è cominciato a ragionare di intervenire in un momento successivo a quello che poi era stato... Esatto, ho capito, insomma, ho capito. Senti, Roberto, stai parlando di altri palazzi. Dunque, le pratiche sono partite solo per questo palazzo, tra l'altro sono anche, diciamo, andate avanti, il palazzo, insomma, hanno iniziato a distruggere la demolizione il 15 di gennaio, quindi hanno anche fatto abbastanza in fretta. Ma ci sono altri palazzi che, ecco, verranno demoliti oppure no? Ma per il momento non c'è nessun procedimento formale che dica che altri palazzi verranno demoliti. Quel palazzo peraltro è stato buttato giù nei giorni scorsi, quindi adesso non c'è più dopo che le famiglie erano state sgomberate. Il Comune ha avviato un censimento un po' di tempo fa in tutta la città per cercare di evidenziare una serie di situazioni che talvolta non sono neanche note, magari sono un po' meno evidenti di quello che era il palazzo di via Giotto. Tutta la parte, ad esempio, alta di Marassi e di Quezzi, dove scorre il Ferreggiano, ad esempio, è piena di queste situazioni. Sono magari meno imponenti gli edifici, sono magari terrazzamenti o case unifamiliari, però anche quelle impediscono il regolare deflusso di
torrenti anche minori che però certo, in caso di precipitazioni simili potrebbero creare problemi chiaramente analoghi. Roberto, io ti ringrazio per essere stato con noi, sicuramente è chiarissimo il fatto che ci sia ancora moltissimo lavoro da fare, non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Grazie e buon lavoro e buona serata. Buona giornata, grazie. Adesso continuiamo invece a parlare di meteorologia, ovviamente continueremo a seguire anche questi argomenti e come sempre per le segnalazioni fateci sapere. Colleghiamoci invece con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera, perché insomma l'Europa ormai è alle prese da giorni con una situazione abbastanza difficile dal punto di vista meteorologico. Si è vista cadere molta neve, insomma le temperature sono anche molto basse, quindi magari qualche suggerimento Davide anche a chi avesse deciso di passare il weekend in qualche capitale europea. Eh sì, proprio così, dall'inizio della settimana ormai mezza Europa è interessata da gelo e neve. Andiamo subito a vedere le immagini che riguardano la Russia, dove è stata colpita da nevicate, da una vera e propria tempesta di neve che ha colpito anche Mosca. È stata una delle nevicate più intense degli ultimi anni, sono caduti oltre 40-45, localmente anche oltre mezzo metro di neve. Vedete i disagi ovviamente su gran parte del territorio russo, ma gran parte dell'Europa, come detto, è stata interessata dalle nevicate, anche Parigi è stata imbiancata all'inizio della settimana e gran parte delle pianure tedesche. Ritorniamo invece con la grafica in studio perché vi mostro le temperature previste nei prossimi giorni, in questo fine settimana in Europa, ancora molto freddo. Nella mattinata di domani, sabato, vedete al di sotto dello zero praticamente tutta l'Europa, a parte il Portogallo e la Spagna. Peggiorerà il tempo a partire dalle isole britanniche e poi anche su gran parte dell'Europa occidentale. Vedete domenica ancora il freddo, ma sarà ancora la neve la protagonista, soprattutto sull'Europa centro-orientale. Guardate quanta neve cadrà nelle prossime ore e nella giornata di domani sabato, fino oltre i 40-60 centimetri tra la Polonia e ancora sulla Russia europea. Quindi la città di Mosca sarà ancora coinvolta da fitte e intense nevicate. Come sempre grazie per foto e video, adesso guardiamo insieme un'immagine che è una fotografia che ci è arrivata proprio questa mattina, grazie a Claudia Saiano da Napoli ha scattato questa foto e vedete in lontananza anche il Vesuvio e la cima è imbiancata. Fate come lei, spediteci foto e video perché poi il materiale più bello lo vedremo insieme proprio qui in diretta TV a Prometeo. Potete caricare il materiale anche nelle nostre pagine di Facebook, ci trovate sulla pagina Class Meteo e sulla pagina Prometeo, dove potete seguire anche la scelta proprio degli argomenti che tratteremo insieme proprio qui in trasmissione. Quindi vi aspettiamo qualche secondo di pubblicità e poi approfondiremo un tema che riguarda tutti quanti, la geotermia e il suo impatto ambientale sul territorio italiano. Ci vediamo fra poco.